Ciao a tutti, qui il vostro Ion e oggi vi mostro la build definitiva del mio Ronin. Ma prima di iniziare non dimenticatevi di lasciare un bel like per supportare il mio canale e di iscrivervi attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, via con l'intro. Heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's Oggi vi parlo del mio Ronin e sottolineo il fatto del mio perché ognuno ha un proprio stile di gioco e potete adattare le build per essere più compatibili a voi. Il Ronin è la classe support del gioco, ha il compito di curare il team e con la sua abilità suprema, che risuscita a distanza e applicabile su tutta la squadra, lo rende tra tutte le altre classi quello sicuramente indispensabile in tutte le missioni di livello avanzato di Ghost of Tsushima Legends. Essendomi in Ronin, ho cercato di provare tutte le build in circolazione, prendendo nota di ognuno, e alla fine sono riuscito a trovare la build che di sicuro si sposta con il mio stile di gioco aggressivo, ma senza dimenticare il compito di supporto per il team. Inizio mostrandovi l'albero dell'abilità del mio Ronin. Abilità Suprema Sofio di Zanami, rianima tutti gli alleati a terra. L'abilità di classe che uso è l'incenso curativo. Ho scelto questa abilità rispetto allo spirito animale per via della sua cura. So benissimo che c'è un vantaggio nell'amuleto del Ronin capace di dare allo spirito animale la capacità di curare, ma secondo me ha due difetti. Il primo è la quantità di cure: l'incenso curativo ha la quantità di cure maggiore rispetto allo spirito animale curativo. E come secondo difetto, lo spirito animale non è comandabile, il compagno andrà ad attaccare un nemico vicino a lui e continuerà a farlo finché il suo bersaglio non è morto per poi passare ad un altro nemico vicino con la conseguenza che rende la vostra cura mobile e non facilmente raggiungibile dovrete sempre attaccare insieme al vostro animale spirito per ricevere cure ma questo comporta un difficile supporto per il vostro team vantaggio 1 armi spettrali potenziate questa abilità aumenta il danno delle armi spettrali del 50%, e dopo vedrete il perché di questa decisione. L'esplosione debilitante è molto utile, ma richiede ad ogni utilizzo un punto di determinazione, che, a mio avviso, questo fatto lo rende per me inutilizzabile. Per quanto riguarda la Furia del Roni, il 15% di riduzione di tempo di recupero dell'abilità di classe non è indispensabile per il settaggio della mia build. Vantaggio 2. Comando barcollante. Essendo molto aggressivo, il 15% di danni da barcollamento mi è utile per affrontare i nemici e togliendogli facilmente lo scudo. Incremento determinazione è un'altra abilità utile per riuscire ad avere l'abilità suprema sempre disponibile, ma questo non è un problema che la mia build si pone. Rigenerazione rapida. Anche esso è assai inutile e lo capirete dalla prossima abilità che vi mostrerò. Il vantaggio 3 fondamentalmente per tutti i Ronin di supporto è sicuramente il soffio lenitivo grazie a questo oltre a resuscitare con l'abilità suprema soffio di Zanami in aggiunta rigenererete gradualmente la salute di tutti i vostri compagni per 8 secondi questo vuol dire che usando l'abilità suprema avrete la possibilità di curare tutto il team e di evitare morti inutili anche a distanza e grazie a questo fatto avere furia del Ronin come vantaggio 1 Generazione rapida come vantaggio 2 li rendono abilità come detto non indispensabili e sicuramente meglio optare alle altre opzioni. Soffio infuocato, che incendia i nemici dopo l'utilizzo dell'abilità suprema, intorno a tutti i membri della squadra, è un'abilità più da DPS che da Ronin di supporto. Utile se volete fare una build offensiva, ma questo vi costringe ad avere un secondo Ronin in team che farà da supporto alla squadra. Leggendario invece è un'abilità sbloccabile in tutte le classi, ma con il Ronin sicuramente risulta molto inutile rispetto alle due opzioni che vi propone l'albero dell'abilità. Ora passiamo alla parte fondamentale di questa guida, e cioè gli oggetti che uso con il mio Ronin. Katana, katana dell'acqua, armi a distanza, borsa per bombe, amuleto, ultimo respiro. Arma spettrale 1 Kunai. Arma spettrale 2 zucca curativa. Per quanto riguarda la katana usate quello a cui siete più in sintonia. Io vi consiglio la katana dell'acqua per vari motivi. Il primo è per la sua sequenza di attacchi rapidi, sia con attacchi leggeri che con quelli pesanti secondo grazie alla rapidità degli attacchi rompere gli scudi e far barcollare i nemici non sarà un grosso problema e 3 tra un attacco e l'altro l'animazione è molto corto e questo vi darà la possibilità di parare o schivare tra le varie combo per non subire danni come proprietà uso ripristino della determinazione in mischia e danni da barcollamento Invece come vantaggio maestro dell'acqua per aumentare i danni con la combo del triangolo caricato e la sequenza di attacchi pesanti che le susseguono. Borsa di bombe sicuramente è l'arma a distanza consigliato per tutti le builder running in circolazione. Questo perché grazie ai suoi colpi recupererete tanta determinazione per ogni nemico colpito dall'esplosione e che consentiranno di avere sempre l'abilità suprema pronta all'uso. Io di solito lo uso come attacco iniziale perché i suoi colpi stordiscono i nemici nelle vicinanze e li scaraventano via per un breve distanza, dando l'opportunità di ingaggiare quei nemici partendo avvantaggiati. Le proprietà sono danni da barcollamento e raggio d'esplosione per poter colpire in un'area maggiore e riuscire a guadagnare più determinazione dai nemici nell'area. Vantaggio uso la bomba di polvere nera, questo perché è l'unico fonte di danno da fuoco che sono riuscito a mettere nella mia build. Il fuoco è sicuramente lo stato di alterazione più utile nel gioco per aumentare i danni. Un'alternativa valida sarebbe le bombe accecanti, che vi permettono di bloccare più a lungo i nemici dopo l'esplosione per poter mettere a segno molti attacchi pesanti. Molto utili contro gli arcieri che con l'accecamento non saranno più in grado di teletrasportarsi. Uso l'amuleto dell'ultimo respiro, per via della sua abilità che sicuramente vi salveranno molte volte dalla morte, cosa importante per un Ronin, essendo molto aggressivo tendo molto a subire danno e questa è la spiegazione dell'utilizzo di questo leggendario. Riduzione danni e incremento della determinazione sono le proprietà che uso e come vantaggio incremento determinazione che mi fa salire la determinazione a 4 punti per avere una riserva che non fa mai male e che non mi costringe a metterlo nell'albero dell'abilità. Come arma spettrale mi trovo bene con il Kunai perché ha un ottimo danno e un tempo di recupero molto basso. Colpo sporco e bomba adesiva sono molto utili per via che potete applicare alterazioni di stato ma questo dipende tutto dal vostro stile di gioco. Proprietà danni da mischia per aumentare gli attacchi corpo a corpo e aumento di danno per aumentare i danni di tutte le armi spettrali e per finire gigantesco come vantaggio per aumentare ulteriormente i danni del kunai ottimo per finire i nemici anche a distanza. Come ultimo oggetto uso la zucca curativa, so che molti apprezzeranno e utilizzeranno più la bomba fumogena anche per salvarsi e salvare i compagni nelle situazioni critiche. Ma per quanto riguarda questo mio build vi assicuro che la zucca è indispensabile. Come proprietà... Troverete riduzione danni e ripristino determinazione da ferimento, come vantaggio bevanda corroborante che aumenta la guarigione del 50%, che non faranno mai male. Un appunto che vi voglio spiegare, perché sicuramente vi avrà messo in dubbio, è il vantaggio della zucca curativa chiamato determinazione improvvisa. Riempie la determinazione del primo giocatore che lo usa. Questa descrizione non è molto chiara e vi posso assicurare che l'ho testato e ho compreso come questa abilità funzioni veramente. Questa abilità vi consente di riempire il primo punto determinazione del vostro personaggio. E se usato con un punto di determinazione già riempita, il vantaggio non avrà effetto. Quindi non pensate che utilizzando più volte la zucca curativa vi donerà sempre un punto determinazione per la vostra abilità suprema. Avendovi mostrato tutto il mio set build, adesso vi illustrerò nei dettagli il suo funzionamento. Come avrete notato è incentrato su danni da barcolamento e grazie all'abilità dell'albero, comando barcollante, distruggere le difese avversarie sarà molto semplice e riuscirete ad aiutare il team non solo come supporto ma anche come DPS. Il recupero della determinazione è fondamentale per un Ronin, per potersi assicurare l'abilità suprema e salvare più volte la squadra nei momenti di crisi. Ripristino da mischia e da ferimento sono un'ottima fonte sia quando si attacca che quando si subiscono danni. E grazie all'incremento della determinazione, come proprietà nell'amuleto leggendario, avrete un ulteriore aumento di determinazione da ciascun fonte. Con la borsa delle bombe velocizzerete ulteriormente l'acquisizione di punti determinazione e vi garantirà l'uso dell'abilità suprema anche continuamente senza problemi per curare l'intera squadra. Riduzione di danni è presente sia nell'amuleto leggendario che nella zucca curativa. Ecco perché ho optato come arma spettrale 2 la zucca. Grazie alla riduzione di danni avrete più resistenza e non avrete problemi a subire molti attacchi, favorendo anche il ripristino di determinazione e da ferimento. Con l'incenso curativo sotto i piedi vi assicuro che farvi fuori sarà una dura impresa anche contro un'orda di nemici Oni. Parlando invece dell'abilità dell'albero armi spettrali potenziate, io ne trago il massimo vantaggio. Grazie ad aumento di danno presente nel Kunai e al gigantesco vi assicuro che usare il Kunai sarà più divertente di quanto voi possiate immaginare. Una cosa fondamentale da sapere è che la borsa delle bombe, anche se fa parte delle armi a distanza, è considerato come danno da armi spettrali. Quindi anche le vostre bombe usufruiranno del vantaggio aumento del danno del kunai e armi spettrali potenziate dell'albero dell'abilità. Questo mi sembra tutto quello che c'è da sapere riguardo al mio build per il Ronin. Come avete visto sfrutto al massimo le proprietà di ogni oggetto per massimizzare l'abilità dell'albero dell'abilità del Ronin. Spero che questo mio build vi sia piaciuto e che vi dia interesse a provarlo, perché è molto versatile per ogni tipologia di missione, tra storia, sopravvivenza e incursioni. E per questo video è tutto. Come sempre non dimenticatevi le due cose più importanti per supportare il mio lavoro, cioè un bel like e l'iscrizione nel mio canale. Vi chiedo anche di condividere i miei video guida per raggiungere ed aiutare molte persone a capire meglio il gioco di Ghost of Tsushima Legends. Grazie della visione, alla prossima dal vostro Ion. and don't just let me get it yeah uh, let's yeah, go